Scuola, accorpamento in vista per alcune realtà del Levante a seguito della riduzione del numero dei presidi. Tra le ipotesi, l'unione tra il comprensivo di Santa Margherita Ligure e Rapallo e quello tra il liceo Luzzati e l'Annatta De Ambrosis. Varese e l'Alta Val di Vara chiedono il medico di base. Oggi protesta in regione, l'assessore Grattarola ha promesso di lavorare al caso, presentato un ventaglio di soluzioni. Maria, cuore della vita della comunità. Levi ha celebrato la festa della Madonna della Guardia grazie all'impegno di tanti fedeli. Manca poco all'inizio del Zueni Festival, l'evento dedicato all'imprenditoria e alla creatività dei giovani del Tiguglio. Tanti eventi dal 15 al 17 settembre, incontri, musica, sfilate e innovazione. Ha aperto oggi a Chiavari la mostra Magico Tiguglio, la personale di pittura di Francesco Cassanelli, esposti oli su tela e masonite con scorci delle città del territorio. Favale di Malvaro fa un salto indietro nel tempo con la festa degli antichi mestieri, un'occasione per ricordare i lavori di un tempo, un evento a cui collabora tutto il paese. Buonasera ai telespettatori delle TG Telepace. In apertura parliamo di scuola. Manca ormai poco al suono della prima campanella che darà avvio al prossimo anno scolastico. Lezioni al via da giovedì, ma c'è già chi guarda avanti, è già iniziato infatti il lavoro di confronto che dovrà portare al nuovo dimensionamento scolastico per il triennio 2024-2027. Il governo infatti ha deciso la riduzione del numero dei presidi e anche il Tiguglio sta discutendo sui possibili accorpamenti amministrativi. Facciamo il punto. Sono 6 le realtà scolastiche del territorio della città metropolitana di Genova che da qui al 2027 dovranno fare a meno della figura del dirigente scolastico ed essere accorpate dal punto di vista amministrativo ad un altro istituto. I numeri sono la conseguenza del piano delineato nel documento di stabilità varato dal governo che prevede per il territorio di Genova e del Levante la riduzione del numero dei presidi dagli attuali 95 agli 89 previsti dal documento, numero calcolato in base alla popolazione scolastica. Per il Tiguglio, i nomi delle scuole che dovrebbero essere coinvolte da questo percorso di accorpamento sono quelli dell'Istituto Comprensivo di Santa Margherita Ligure, l'ipotesi è che venga unito ad uno dei due istituti di Rapallo, e quello del Liceo Artistico Luzzati, destinato molto probabilmente a confluire nell'Istituto Natta De Ambrosis. Un percorso però solo le prime battute e che dovrà vedere, come ribadito nelle prime riunioni che hanno dato avvio al cammino, la stretta collaborazione tra città metropolitana, sindacati e il territorio stesso. La voce più importante è la voce del territorio, che è quello più adatto, soprattutto nel primo ciclo, anche per la titolarità dei comuni in questo senso, a scegliere come unire. La cosa importante è che comunque non si sta parlando di offerta formativa, di cambiare qualcosa nel servizio. Le scuole resteranno lì, resteranno dove sono, resteranno gli insegnanti, resteranno le classi, resteranno le sedi, tutto uguale, si tratta solo di una riduzione dei dirigenti scolastici. Il nuovo piano di dimensionamento dovrà essere formalizzato da Palazzo Spinola entro il 31 dicembre per poi essere passato all'approvazione della regione. Ancora una volta viene ribadito che non si tratta di chiusure di scuole, ma soltanto di una riorganizzazione amministrativa. Questo esiguo numero di scuole da accorpare ci consente di trasformare questa necessità in un'occasione di rivedere quelle situazioni borderline che già da tempo davano segnali di difficoltà, che possano trovare in questo momento, con questa nuova riorganizzazione, la possibilità di lavorare ancora meglio, essendo guidati da un preside stabile, per esempio, invece che da un preside in reggenza. Sulla proposta di accorpamento del Luzzati con il Natta abbiamo sentito la dirigente Paola De Vincenzi, esprime parere favorevole, come affermato nel corso del confronto con Città Metropolitana. L'istituto di Sesto Levante è disponibile a collaborare per giungere a un progetto che preveda la nascita di un unico istituto valorizzando tutte le sedi e gli indirizzi presenti. Il Natta De Ambrosis di fatto ha già una sede a Chiavari, in questa direzione si amplierebbe l'offerta formativa accogliendo le specificità del liceo artistico Luzzati.
Il lavoro in corso oggi in piazza Nasiriya a Chiavari, proprio vicino alle scuole, dove verrà realizzato il nuovo capolinea dei bus AMT. In questi giorni sarà rifatta la pavimentazione e tolte le deformità causate dalle radici dei pini, per permettere ai mezzi di parcheggiare ma anche di transitare in modo sicuro. Spiega il sindaco, saranno tagliati due esemplari di pino a rischio caduta accanto al liceo Marconi del Pino. La decisione è stata presa dopo una perizia tecnica che ha determinato lo stato di salute e la staticità degli alberi. Domani intanto è atteso, giovedì intanto è atteso un nuovo incontro tra comune, AMT e sindacati. La sanità adesso. La comunità di Varese Ligure chiede alla Regione Liguria di risolvere il problema legato alla mancanza di un medico di famiglia fisso in zona. Questa mattina c'è stato un momento di protesta a Genova, i manifestanti hanno strappato l'impegno dell'assessore Grattarola. La mancanza di un dottore, segnala la comunità della Val di Vara, è un problema per un territorio abitato da anziani e persone fragili. Sentiamo. Presidente Toti, battete un colpo se ci siete. Missione speciale per i residenti di Varese Ligure, Carro e Maisana, stamani a Genova sotto il Palazzo della Regione. Si sono svegliati presto per portare con striscioni e cori la voce della Val di Vara, oggi senza un medico di base. I bandi sono andati deserti, ma secondo il Comitato per la Salute Pubblica, la sanità locale dovrebbe fare di più per colmare il disservizio. Se non incentiviamo i medici di base a raggiungere la nostra valle con incentivi di ordine materiale, cioè lo studio, la segretaria, i buoni benzina, è stato tirato fuori questo argomento, è un incentivo economico, ecco che non verrà mai nessuno. Nel frattempo abbiamo suggerito di ripristinare il vecchio, tra virgolette, medico di base che è andato in pensione, ma che pareva essere disponibile a rimanere un po'. Quindi con un contratto a tempo potrebbe essere risolto per un anno, per due anni il problema. ASL 4 aveva provato a tamponare il problema con dei servizi aggiuntivi, considerati però non sufficienti dalla popolazione. Abbiamo chiesto di verificare le ASL contigue, Brugnato, Sesta Godano, addirittura le regioni contigue, cioè l'Emilia Romagna sostanzialmente, con Tarsogno, eccetera. Magari lì c'è un medico che vuole a piacere ad aprire uno studio a Varese Ligure. Gli incentivi, ne abbiamo parlato a lungo, insomma. Un ventaglio di proposte è stato fatto. La protesta di questa mattina è terminata con un'apertura positiva. Il gruppo di manifestanti ha infatti incontrato l'assessore regionale alla salute, Angelo Grattarola, che ha ricevuto le richieste assicurando un suo intervento. Si è dimostrato consapevole del problema e ci ha detto che si metterà da oggi al lavoro per la risoluzione in tempi strettissimi di questo problema. Voltiamo pagina adesso. Il Papa Francesco: per fermare la guerra più che strategia serve l'audacia della pace, lo ha detto nel messaggio all'incontro internazionale di preghiera promosso da Sant'Egidio che si sta concludendo proprio in queste ore a Berlino in Germania. Il Papa ripete: anche se è difficile non ci si può rassegnare, chi ha in mano i destini del mondo abbia il coraggio di svoltare davanti allo strazio e all'inutilità dei conflitti. E la Cina è uno dei fattori cruciali per raggiungere la pace, a dirlo il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, in vista dell'incontro con Pechino sul tema della guerra in Ucraina che è previsto per la giornata di domani. L'inviato del Papa chiede l'impegno di tutti, sentiamo le sue parole. I tempi della Santa Sede e i tempi della Cina sono notoriamente molto lunghi. Prova a spingere nella direzione di una pace giusta il cardinal Zuppi, inviato dal Papa a Pechino per l'ultima tappa del percorso diplomatico che l'ha già portato a Mosca, Kiev e negli Stati Uniti. Il presidente della CEI è uomo di dialogo e ascolto, ha nel suo background il lavoro per la pace fatto in Mozambico. Come messaggero di Francesco cerca comprensione e valori comuni per porre fine alla guerra. La pace richiede lo sforzo di tutti, non è mai qualcosa che può essere imposta da qualcuno. Deve essere pace scelta dagli ucraini con le garanzie, l'impegno, lo sforzo di tutti, quindi chiaramente quello della Cina è uno degli elementi forse più importanti. Il cardinale nega possibili ricadute del viaggio in Cina rispetto all'accusa rivolta al Papa dal consigliere presidenziale ucraino di essere filo russo e quindi mediatore inaffidabile. Lo spiegò subito il Papa e lo ha ridetto appunto di qual è la sua aspettativa di questa missione, che appunto non era e non è la mediazione, ma è aiutare. E penso che se ci sono delle nubi ovviamente si sono già chiarite o si chiariranno, sono comprensibili.
possibile in una tensione così forte, credo che il governo e il popolo ucraino sa bene il sostegno che la Chiesa e il Papa Francesco ha sempre avuto per la loro sofferenza. Il percorso della pace è spesso imprevedibile, spiega ancora Zuppi, ma vale la pena provarci, anche se le difficoltà sembrano insormontabili. A volte c'è anche bisogno di pazienza, di maturare i tempi, però anche di saperli cogliere e ricordarsi sempre che la pace deve arrivare, arriva sempre comunque già tardi, perché deve arrivare subito, deve arrivare quanto prima. E dopo il terremoto in Marocco, un'altra tragedia ha colpito il continente africano. In Libia, in un telegramma, annunzio della nazione nordafricana, Papa Francesco prega per gli oltre 2.300 morti causati dalla distruzione che ha colpito la regione orientale del paese ed esprime vicinanza ai superstiti e ai soccorritori. Un'ondata violentissima di maltempo ha colpito questa zona. Il vescovo Overend, vicario apostolico di Bengasi, dice: c'è tanto bisogno dell'aiuto internazionale, dateci una mano di amicizia. Vediamo un'immagine di distruzione nell'area libica di Derna. Torniamo in diocesi. La parrocchia di Santa Maria di Nazareth di Sesto Levante si prepara a vivere la festa del Santo Crocifisso. Domani alle 16 la messa con unzione degli infermi, giovedì memoria liturgica della esaltazione della Santa Croce, alle 21 la liturgia della parola con la riflessione di Don Federico Pichetto, che guiderà la riflessione per tutto il triduo, e quindi anche nelle serate di venerdì e sabato sempre alle 21. Venerdì 15 di settembre alle 17 ci sarà la benedizione dei bambini e l'offerta dei fiori al Santo Cristo. Domenica 17 settembre il vescovo celebrerà la messa delle ore 11, in serata alle 21 poi ci saranno i vespri. E la parola corresponsabilità ha fatto da sfondo alla festa della Madonna della Guardia a Leivi, dato da un lato l'impegno condiviso dei parrocchiani, dall'altro perché è stata una delle caratteristiche della vita cristiana messe in luce dal vescovo nella sua riflessione. Sentiamo. Chi arrivasse a Leivi da un altro territorio, da un'altra galassia, diciamo, resterebbe forse stupito dal numero delle feste che raccolgono le famiglie dall'inizio alla fine dell'estate. Eppure ciascuna di queste ha una storia specifica legata alla vita contadina, al ritmo del tempo, che fino a qualche tempo fa era scandito dalla preghiera per chi non c'è più, dalla speranza per la stagione, dal rendere grazie, ma anche da tante piccole e grandi storie di fede. Nella parrocchia di San Rufino la festa di Nostra Signora della Guardia è legata alla Prima Guerra Mondiale. I giovani che combattevano al fronte si affidarono a Maria e una volta tornati a casa la vollero patrona della loro comunità. È la nona festa patronale di questa estate, e poi ci sono altre feste minori, feste dei titolari, e sicuramente c'è molto da fare. Ma il parroco da solo non fa niente. I parrocchiani si sono spesi nell'organizzazione della festa con servizi semplici e accurati. Il nostro impegno è stato quello di raccogliere in questi giorni i premi per la lotteria e abbiamo comunque contattato diverse aziende, comunque negozi del territorio, chiavarese, non solo, anche dell'entroterra, i quali ci hanno dato molto volentieri a disposizione dei premi. La gente è sempre accogliente in questo senso. E ci dà soddisfazione, perché ha soddisfazione poi ad aiutare in questo modo. L'organizzazione si rinnova di anno in anno secondo uno schema ormai consolidato, ma se è vero, come è vero ovunque, che le comunità sono sempre meno numerose, più anziane, è anche vero che questo vuol dire soluzioni nuove, impegno diversificato e, perché no, qualche idea di cambiamento. Ho preparato i fiori, sì sì, la signora che se ne occupava in passato è anziana e allora era necessario mettere la passione al servizio, e poi, come diceva il Don, è proprio un atto di fede, un modo di pregare. Abbiamo preparato già una settimana fa per mettere sulla Madonna a gare, per tirarla giù. Abbiamo preso il carrello che ho trovato 2 anni fa. Tanti dicevano: ma sì, andiamo all'antica. No, lo abbiamo fatto, è riuscito, l'abbiamo fatto, è andata bene. Quest'anno il vescovo ha accompagnato i fedeli di Leivi nel giorno della festa. Riconciliazione, correzione fraterna, cura del dono della fede sono le tre dinamiche della vita credente che ha sottolineato, riprendendo i passaggi della liturgia del giorno. La parrocchia è viva anche se non nascondiamo le difficoltà che ci sono soprattutto con i ragazzi. Bisogna lavorare tantissimo con questi ragazzi, cambiando anche forse il nostro modo di parlare anche.
Alcune notizie di cronaca che troviamo anche sul nostro sito teleradiopace.com: minacciato il vicino di casa con una pistola, ubriaco e l'arma era illegale, è successo la scorsa notte a Camogli, per questo un 67enne genovese è stato denunciato dai carabinieri per minacce aggravate e porto di armi in luogo pubblico. I militari hanno trovato nella sua casa due pistole, due caricatori e 16 munizioni. Un 60enne invece è stato arrestato a Lavagna per detenzione e spaccio di stupefacenti. I carabinieri nel corso di una perquisizione lo hanno trovato in possesso di eroina, hashish e marijuana, materiale per il confezionamento e 165 euro. I carabinieri di Carasco hanno denunciato per violenza e resistenza pubblico ufficiale aggravata e continuata un italiano di 35 anni con precedenti di polizia per aver opposto resistenza ai militari all'interno del centro commerciale. Ed è in salvo Mark Dickey, lo speleologo statunitense che sabato 2 settembre era stato colpito da un'emorragia interna mentre si trovava a 1000 metri di profondità nella grotta della Morca in Turchia. Ieri poco prima della mezzanotte le squadre e i soccorritori hanno concluso il recupero. In tutto hanno lavorato 100 persone provenienti da 10 paesi con turni da 12 ore per squadra. Fra loro quasi la metà erano italiani. All'Italia è stato affidato il coordinamento generale delle operazioni. C'erano anche 4 liguri, Andrea Benedetti, Alberto Romaione, Erika Friburgo e Deborah Alterisio, tecnici liguri altamente specializzati del soccorso alpino e speleologico Liguria. Alcuni di loro avevano partecipato ad un intervento simile nel 2015 in Baviera. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente lunghe e complesse sia a causa della morfologia della grotta sia a causa delle condizioni dell'infortunato, che hanno richiesto tempo per essere stabilizzate e permetterne quindi il trasporto verso la superficie. Durante questo sono state effettuate lunghe soste necessarie per la valutazione dei parametri sanitari dell'uomo e per la somministrazione delle terapie. Torniamo sul nostro territorio. Dal 15 al 17 settembre a Chiavari è in programma Zueni Festival, un evento dedicato ai giovani del Tiguglio tra imprenditoria e creatività. Il festival è organizzato dalla Società Economica di Chiavari e il Tiguglio Crea Impresa in collaborazione con il Liceo Marconi del Pino. Gli eventi in programma sono diversi, ne vediamo alcuni. Sono i giovani, le loro idee e attività al centro di Zueni Festival, 3 giorni di eventi negli spazi della Società Economica e di Wailab a Chiavari. Venerdì 15 si parla di territorio e sostenibilità con il fotografo Alessio Mancini a Wailab. A seguire lo Zueni Pitch, un'occasione per 9 giovani del territorio di presentare la loro attività. Spiegare al pubblico cosa fanno e avranno anche la possibilità di fare una call to action, quindi fare una richiesta alle istituzioni presenti su quello che potrebbero essere i loro bisogni e le loro esigenze lato istituzionali. Generalmente l'obiettivo di Pitch è attrarre investimenti, in questo caso sarà più un confronto con le istituzioni. In questo caso quindi la richiesta non sono investimenti di natura privata o collaborazione e partnership, ma proprio come le istituzioni possono supportare l'imprenditorialità giovanile. Sabato 16 gli eventi si concentrano nel giardino dei lettori della Società Economica. Alle 18 la conversazione con Eugenio Radin, 3 idee per il futuro della comunicazione. Alle 20:30 musica dal vivo con l'artista Zippo. Alle 21 la sfilata dello stilista chiavarese Jonas, intitolata René. Allora, in questa sfilata andrò a presentare una collezione ispirata a René Portocarrera, che era un pittore cubano divenuto famoso intorno agli anni 30 fino agli anni 70 all'incirca. E infatti troverete in alcuni dettagli, in alcuni abiti, alcuni riferimenti che riportano proprio a René, perché lui, diciamo, è diventato famoso per questo tratto vibrante nel disegnare i suoi quadri. 20 outfit, uomo e donna. Io ho sempre passato la maggior parte della mia vita qui a Chiavari, infatti sono molto contento, anche se noto che molti, magari giovani, tendono sempre un po' a espatriare. A mio parere la trovo molto bella e secondo me ha tantissimo potenziale. Domenica 17 il festival prosegue a Wailab con alle 10 la lezione pratica di disegno con il creatore di contenuti Michele Sanna e alle 18 l'incontro con lo sceneggiatore di serie TV Nicola Peirano. Alle 20 però la Società Economica c'è il laboratorio esperienziale di pesto al mortaio con gli attori del Teatro del Piccione. È aperto oggi alla Torre Civica di Chiavari, in via della Cittadella, la personale di pittura di Francesco Cassanelli, pugliese, 68 anni, ha insegnato per 40 anni al liceo artistico chiavarese. I suoi quadri, dedicati al Tiguglio, sembrano fotografie. Non a caso l'artista ha vinto un premio nel 2023 ad una collettiva d'arte a Taranto. Sempre quest'anno ha partecipato a mostre a Napoli e in Vaticano, oltre che in Liguria. Sentiamo l'intervista.
Che cosa possiamo trovare in questa esposizione? Ci sono tutti i quadri che rappresentano il nostro Tiguglio, da Chiavari, Rapallo, Santa Margherita, Portofino. Ho fatto una scelta perché io faccio l'altro genere della ricerca personale, quindi non ho voluto un po' confondere i due stili, ho scelto la parte paesaggistica iperreale, diciamo. Quindi anche, immagino, con un sentimento speciale per questo territorio? Eh beh sì, specialmente poi per Chiavari, ci sono diversi quadri che rappresentano Chiavari, da Palazzo Bianco ai Portici Neri, il Ponte dell'Entella, ci sono diversi quadri che rappresentano Chiavari, perché c'è un affetto particolare, insomma, ho insegnato 40 anni all'Istituto d'Arte. Sono tutte opere su tela oppure no? Ci sono opere olio su tela, poi ci sono degli acrilici su masonite, che è un legno particolare. Chi è Mba Frank che vediamo scritto nelle opere? Mba Frank è il mio nome d'arte che mi porta dai tempi dell'Accademia delle Belle Arti, che io ho fatto l'Accademia delle Belle Arti a Bari, dove praticamente iniziavo a fare le mostre e siccome mi chiamavano Mba Frank, che vuol dire compar Francesco a livello simpatico così, allora mi firmavo le opere che all'epoca erano pugliesi, facevo dei bei paesaggi pugliesi e mi firmavo, e questa firma è rimasta sulla parte figurativa. Gli orari di apertura in giorni? Da oggi fino al 28, dalle 10 alle 12.30 e poi dalle 15 alle 19.30 e il sabato e la domenica apro dalle 21 alle 23. A Favalle di Malvara adesso il paesino ha fatto un salto indietro nel tempo con la festa degli antichi mestieri, un'occasione per ricordare i lavori di una volta o le modalità superate di fare mestieri che esistono ancora, un evento a cui ha collaborato tutto il paese, c'eravamo anche noi. C'è davvero di tutto alla festa degli antichi mestieri di Favalle di Malvado, falegnami, spacchini, artigiani, chi cucina, chi fa mudetti a secco, chi il carbone. Tutto rigorosamente con gli strumenti e le modalità con cui questi lavori erano fatti da 50 a 70 anni fa. Una festa per rievocare i ricordi di qualcuno e per scoprire cose nuove. Il segreto è che bisogna mettere la pietra che stia bene, che non dondola così, allora ci sta ferma per sempre. Niente, andiamo a tagliare l'albero di castagno nel castagno, di castagno, questo qua di castagno nel bosco, poi la tagliamo a metà con la sega a nastro e poi praticamente si fa tutta la lavorazione con questo attrezzo qua. Con questo attrezzo qua praticamente si riesce a arrivare a questi livelli qua. La carbonina era praticamente quel che facevano il carbone fino a 50 anni fa, 60 anni fa, nelle città si usava il carbone di legna. E c'erano i famosi carbonini che tutti i monti, hanno popolato i monti qua da noi. Sto facendo la sfoglia per fare i ravioli. La sfoglia tirata col cannello, col mattarello, cannello in genovese, e poi se ci mette il ripieno, si tagliano e si fanno col sugo, se no sulla piastra. Bisogna spaccare sempre al centro la lastra, man a mano che si riduce il blocco, noi dobbiamo sempre avere la metà perfetta della pietra. Si comincia battendo piano, poi si comincia a vedere l'inizio dello spacco e poi mano a mano la lastra si apre. Il picchiofono è questo antico strumento per bussare alla porta di casa. La costruisce lei? Sì, certo. È dal 2014 che si propone questa manifestazione. Anche quest'anno si è puntato su una formula consolidata, senza grossi cambiamenti. Lasciamo alla fantasia della gente che viene organizzare, portarsi i loro mestieri, i loro hobby. E da parte nostra noi ci mettiamo il lato culinario. È bello vedere che c'è un paese che lavora per questo, perché ovviamente ci sono gli organizzatori, che ci vuole sempre qualcuno che organizza, che si prenda la briga di fare tutto. Però poi vedere un paese intero che si mette a disposizione per questa giornata, per cucinare, per fare, per portare i vecchi attrezzi.
Questa sera torna l'appuntamento con Si può dare di più alle 21 su Telepace 1 canale 12, protagonisti la Bociofila a Cavese, la festa in occasione dei 50 anni della società sportiva e poi il concerto all'alba che si è tenuto nelle scorse settimane sul lungomare di Chiavari. E un mare di emozioni quelle vissute nel fine settimana a Chiavari al campionato nazionale di vela paralimpica che ha visto protagonisti gli atleti a bordo delle barche della classe ANSA 303. Alla regata svoltasi per la prima volta nelle acque del Tiguglio si sono destreggiati oltre 60 atleti con disabilità provenienti da 13 regioni italiane per un totale di 36 imbarcazioni. Per i primi singoli la classifica ha visto al primo posto Vincenzo Gulino del club velico Crotone, seguito da Carmelo Forastieri della Lega Navale di Palermo, terza Valia Galdi della Lega Navale Chiavari Lavagna. Per gli equipaggi in doppio, prime Valentina Diana e Francesca Ramazzotti della scuola vela Veliamoci Oristano, seconde Alessandra Capellu e Maria Cristina scuola vela Veliamoci di Oristano, sempre terze Eleonora Ferroni e Umberto Verna della Lega Navale di Chiavari Lavagna. Un grazie a tutti gli atleti e a tutti i volontari, i soci a terra e in mare per la grande collaborazione, ha commentato Monica Corte, presidente della Lega Navale Chiavari Lavagna, che ha ospitato e organizzato l'evento. Emplea in ligure alla Coppa Italia Paralimpica di hockey, invece, che si è disputata nei giorni scorsi a Mori in Trentino Alto Adige, la formazione del Pippo Vagabondo di Cairo Montenotte ha vinto nella categoria Open Pro, mentre nella categoria Open Elite la vittoria è andata a un'altra squadra della provincia savonese, ovvero al Liguria di Savona, che bissa così il titolo di campione d'Italia. Soddisfatta Nadia Mussina, presidente dell'associazione sportiva Pippo Vagabondo e referente nazionale Libertas per l'hockey paralimpico. L'esperienza vissuta, dice, rimarrà nella memoria di tutti i giocatori che sono rientrati dalla trasferta in Trentino con tanta voglia di continuare a crescere nel percorso di questo sport. E vediamo proprio il momento della premiazione della società Pippo Vagabondo. E ora uno sguardo agli appuntamenti per la giornata di domani raccolti nella nostra agenda. Gli appuntamenti di mercoledì 13 settembre. A Castello Brown di Portofino si può visitare la mostra di Eugenio Cuttica Rendere visibile l'invisibile dalle 9.30 alle 20. All'Abbazia di San Fruttuoso di Camogli c'è la mostra degli scatti di Gianni Berengo Gardin che si può visitare dalle 10 alle 17.45. Nella Torre della Cittadella di Chiavari è esposta la mostra di Francesco Cassanelli intitolata Magico Tiguglio, si può visitare dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. A Palazzo Ducale di Genova l'ex ministra e presidente RAI Letizia Moratti parla di arte e diritti umani, inizio alle ore 17. Serata dedicata al cinema nella piazzetta di Portofino, si parte alle ore 20.30 con Racconti d'estate, film ad episodi del 1958 diretto da Gianni Franciolini con Alberto Sordi e Marcello Mastroianni. Alle 22.15 un altro film girato a Portofino, Al di là delle nuvole, lungometraggio del 1995 di Michelangelo Antonioni con John Malkovich, Jean Reno, Sophie Marceau e Kim Ross Stewart. E la Genere Telepace chiude questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione torna domani mattina con il TG Rassegna Stampa e continua sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.